Ciao ragazzi, ciao ragazze. Allora, oggi video tag, il mio capitale in cucina o il capitale in cucina. Non mi ricordo il titolo, comunque ve lo lascerò su o giù dove lo vedete, il titolo del tag, poi lo scriverò meglio quando caricherò questo video. Allora, vado a prendere le domande e iniziamo appunto questo video tag. Ho visto questo video da In Cucina con Meg, un canale molto molto interessante, lei è molto molto brava. Ciao! Spero la luce dietro di me non mi dia fastidio. Sto cercando una posizione per fare questo video, sperando che venga bene. Allora, no, aspettate che cerco le domande. Dove sono? No. Ok, forse è questo. Sì, esatto. Allora, ci sono poche domande, ma sapete che io sono chiacchierona, quindi iniziamo subito. Allora, qual è l'oggetto più costoso che hai acquistato per la cucina? Allora, oggetto più costoso. Vediamo un po'. Vi faccio vedere un oggetto che secondo me può essere costoso, ma non è neanche costoso. Allora, un oggetto costoso può essere questa qui. Questa qui è una ciotola che ho preso da Ikea. Trig si chiama, blu, c'era solo blu, e c'era mi sembra anche bianca, trasparente, eccetera, eccetera. Adesso tutta alonata. Questa qui è in vetro. È costata 6 euro, per me è abbastanza costosa, però neanche poi tanto costosa, ci sono cose molto più costose. Questa qui l'ho presa da Ikea, ho fatto il video haul, quindi guardate sul mio canale tutti i miei video. E c'è anche quel video lì degli acquisti Ikea. Per me è abbastanza costoso, ma ci sono cose molto più costose. Quindi, tra virgolette, è costoso quella ciotola. Seconda domanda, qual è l'oggetto che utilizzi più spesso? Allora, cucchiaio di legno, cucchiaio in plastica, tazzine, posate varie, contenitori e ovviamente guanti, guanti da forno, questo qui è natalizio, scusate, non li ho molto, non li ho tutti uguali. Presine, guanti da forno, soprattutto cucchiaio di legno e la bilancia per pesare gli ingredienti quando faccio le ricette. Poi, qual è l'oggetto di cake design più professionale che hai? Non ho oggetti professionali, comunque vi faccio vedere un oggetto che per me è molto utile, questo qui. L'ho comprato già due volte, è in carta. È una sac à poche della Selex, scusate la marca, non di marca. Sac à poche per i dolci. Mi trovo molto bene. Vorrei avere molte più cose per cucinare i dolci, anche non solo per cucinare i dolci. Poi, aspettate, qual è l'oggetto più vecchio che hai e qual è quello più nuovo? Allora, l'oggetto più vecchio che ho, troviamolo, non lo so, non ne ho idea. L'oggetto più vecchio che ho, aspettate, lo trovo. L'oggetto più vecchio che ho, questo. L'oggetto più vecchio che ho è questo qui, era ancora di mia madre, me l'ha dato lei, lei ne ha almeno 3 o 4 in casa, tanto non li usa. Questo qui è veramente vecchissimo, piccolino, me ne servirebbe un altro con trama, diciamo, un po' più larga, questa qui è tanto stretta. Quindi questo qui è l'oggetto più vecchio che ho. L'oggetto più nuovo che ho l'ho comprato nel 2014, questo cucchiaio d'osa gelato, questo qui. Fakelman, non lo so come si dica. Questo qui, cucchiaio d'osa gelato, porzionatore per gelati, molto utile per quando si invita gente e si offre il gelato, soprattutto l'estate. Poi, quinta domanda, biscotti a forma di cuore, a forma di cuore. A forma di fiore, a forma di fiore, a forma di stella, non lo so, qualsiasi forma. Questo qui, vedete, vi faccio vedere la prima forma che ho. Questo qui è un fiorellino, è la forma per fare un fiore. Se no li ho a forma di stella, se no li ho a forma di quadrato, rettangolo, ho tantissime formine. Biscotti e ricette di tutte le forme. Sesta domanda, qual è l'ingrediente che non manca mai nei tuoi dolci? Lo zucchero. Il burro e le uova, ma soprattutto lo zucchero e la vanillina, perché faccio i cupcake, quindi sempre vanillina. Qual è l'oggetto più inutile che tu abbia mai acquistato? Allora, scusate se mi sposto. Questo qui, voi direte, ma no, non è inutile, per me che non lo so usare è abbastanza inutile, voglio imparare a usare tutto quello che ho in casa. È un termometro digitale per i dolci, mio marito lo sa usare, ma io voglio imparare a usarlo. Quindi per ora per me è inutile. Ultima domanda, qual è l'oggetto che ti sta più a cuore? Vado a prenderlo. Arrivo, 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 arrivo. Ok, eccoci qua, voilà.
Arrivo. Questo qui è l'oggetto che mi sta più a cuore, cioè una ciotola. Voi direte: Serena, ma sei pazza? Ti sta a cuore una ciotola? Sì, mi sta a cuore una ciotola perché questa qui l'ho presa da Ikea, l'ho presa nei primissimi mesi di matrimonio con mio marito. Voi sapete tutti che io sono sposata, anche se sono giovane, lo so. E mi piace tantissimo questa ciotola, ce ne sono due, appunto perché io e mio marito siamo in due. L'ho comprata con mio marito dopo poche settimane che eravamo sposati, quindi veramente questa ciotola ha un sacco di bellissimi ricordi. Giravamo per l'IKEA io e mio marito romantici per mano, fantastico. Quando uso queste ciotole mi viene quasi la lacrima agli occhi pensando ai ricordi belli che ho appunto su questa ciotola. Va bene, sarò scema, ma è una cosa per me importante. Quindi, il videotag è finito. La vena poetica è finita. Spero che vi abbia tenuto compagnia questo video. Commentate, siete tutte taggate. Io taggo tre persone. Buon appetito con Flo. Le ricette dell'amore vero di Claudia Enni e Silvia di Lecce. Un bacione. Ciao ciao!